Il Mediterraneo rappresenta un'area chiave per la ricerca sui cambiamenti climatici. Comprendere come le popolazioni umane del Paleolitico hanno risposto ai cambiamenti ambientali e alle variazioni del livello del mare può darci informazioni utili per pianificare il nostro futuro. Il progetto SP Heritage, dove l'acronimo sta per Sea Level, Population e Heritage, riunisce esperti delle università di Pisa, Milano Statale e Genova e ricercatori di enti quali il CNR, l'INGV, assieme a ricercatori di istituzioni quali il Museo di Antropologia del Principato di Monaco. Lo scopo di questo progetto è quello di studiare come le popolazioni umane durante la preistoria hanno reagito ai cambiamenti del clima e dell'ambiente, e l'approccio del progetto è un approccio squisitamente interdisciplinare. Gli esperti appartengono a varie discipline quali la geologia, l'archeologia e l'antropologia. L'area archeologica dei Balzi Rossi, sulla costa ligure provenzale, non lontano dal confine tra Italia e Francia, è stata oggetto di scavi archeologici sin dalla metà dell'Ottocento e le sue grotte hanno restituito numerosi resti di Homo sapiens. Nella geomorfologia dell'area sono inoltre registrate le tracce delle variazioni del livello del mare negli ultimi 400.000 anni. Durante i periodi interglaciali, cioè nelle fasi climatiche calde, l'area costiera prospiciente alla falesia dei Balzi Rossi era caratterizzata da condizioni ambientali molto simili a quelle attuali. Cioè il livello del mare era simile a quello che ha adesso e quindi la linea di costa lambiva il piede della falesia. Al contrario, durante i periodi climatici freddi, cioè durante i periodi glaciali, il livello del mare era fino a 100 metri più basso di quello che è oggi e davanti alla falesia dei Balzi Rossi era presente una ampia pianura, ampia fino a 10 chilometri, nella quale vivevano degli animali che rappresentavano fonte di nutrimento per le popolazioni umane che si trovavano a vivere in quel periodo. La presenza appunto di evidenze di livelli del mare simili all'attuale è testimoniata da tracce della linea di riva scavate alla base della falesia dei Balzi Rossi all'interno delle grotte, oppure da depositi marini ricchi di conchiglie che si trovano all'interno di numerose grotte ripari nel complesso dei Balzi Rossi. Lo studio delle tracce di erosione, dei reperti archeologici e della conformazione dei fondali marini antistanti la scogliera permetteranno di ricostruire che tipo di rapporto avessero le popolazioni umane del Paleolitico con il loro ambiente e come le variazioni del livello del mare abbiano modificato i loro comportamenti e l'uso che facevano del territorio. I risultati del progetto potranno aiutarci a capire cosa potrebbe accadere in futuro nello scenario previsto di riscaldamento climatico globale e aumento del livello del mare nel Mediterraneo.